E Radio Radicale, siamo con la professoressa Laura Pennacchi, economista, per parlare con lei del rialzo dei tassi di interessi deciso dalla Banca Centrale Europea. Allora, la Presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, non solo ha annunciato l'aumento dei tassi di interesse, ma ha spiegato che la politica del rialzo proseguirà e che dal prossimo marzo cesserà anche, cioè verrà ridimensionata ancora di più l'acquisto dei titoli da parte dei titoli di debito da parte della Banca Centrale Europea. Allora, lei che è una persona che conosce molto bene i meccanismi dell'economia, avrebbe preso una decisione di questo genere in un momento particolare come questo? Allora, l'aumento dei tassi di interesse serve principalmente per cercare di raffreddare l'inflazione, ma era necessario farlo anche dopo che la Fed aveva preso una decisione analoga. No, non era necessario farlo, anche perché è vero che l'aumento dei tassi di interesse è collegato all'andamento dell'inflazione, ma innanzitutto l'andamento dell'inflazione non è così preoccupante come è stato fino a qualche settimana fa, soprattutto negli Stati Uniti l'inflazione. Il tasso di incremento sta diminuendo e questo spiega perché la Fed ha innalzato i tassi di interesse non di 0,75 punti come era atteso, ma di 0,50 e anche da noi in Europa l'inflazione sta leggermente calando, ma soprattutto se non si doveva fare questo incremento dei tassi guardando alla natura dell'inflazione. Un incremento dei tassi ha la capacità di contenere un'inflazione che sia soprattutto da domanda e che venga quindi dalle famiglie e dalle imprese che domandano molti beni sul mercato, consumano moltissimo, hanno potere d'acquisto perché hanno avuto incrementi salariali forti e quindi esprimono una domanda che accende l'inflazione ulteriormente. Così non è. Aumenti salariali non ce ne sono stati e anzi in termini reali, soprattutto in Italia, c'è una caduta del potere d'acquisto dei lavoratori. E non c'è questa pressione dal lato della domanda. La pressione inflazionistica viene perché ci sono colli di bottiglia, deficit e vuoti produttivi dal lato dell'offerta e questi colli di bottiglia, vuoti produttivi, deficit, sono legati al riassetto delle catene del valore e delle forniture e di subfornitura, che era un riassetto che era già stato messo in movimento negli anni in cui il Covid mordeva di più e che tanto più è stato subbugliato, diciamo così, messo in subbuglio dalla guerra in Crimea. Quindi, se i problemi sono soprattutto di offerta, cioè banalmente non ci sono pezzi di ricambio, tardano ad arrivare i pezzi di ricambio, c'è questa stretta fortissima sull'energia come ritorsione da parte della Russia legata a tutte le misure di restringimento che sono venute dai paesi occidentali. Quindi sono problemi che porteranno a una grande ristrutturazione, in parte hanno già portato a una grande ristrutturazione delle economie e degli assetti produttivi in tutto l'Occidente. Ma se sono di questa natura, la caduta dei tassi di interesse non solo non aiuta, ma aggrava i problemi, perché per poter rispondere alla caduta, al riassetto produttivo che è imposto da questa situazione, bisogna aumentare gli investimenti. Quindi non avere invece una pressione al ribasso che viene perché tassi di interesse più alto significa maggiore difficoltà di accesso al credito, quindi gli investimenti, soprattutto privati,
non possono avvenire, e non possono avvenire nemmeno gli investimenti pubblici. Invece questa è la fase in cui bisogna aiutare soprattutto gli investimenti, tenendo anche conto che la ristrutturazione produttiva che dobbiamo fare la dobbiamo fare anche perché è legata alla transizione ecologica, ai grandi problemi ambientali che dobbiamo affrontare e alla transizione digitale, che sono poi le linee di fondo che vengono dal Next Generation EU. Senta, quando ha visto che la borsa ha reagito così e anche lo spread ha reagito così, si è chiesta qual è stato il vantaggio di questa decisione? E poi si è fatto anche una riflessione sul Presidente della Banca Centrale Europea, che mi sembra ogni volta che apre bocca o prende una decisione provoca un disastro. In effetti queste sono materie molto molto delicate. I mercati azionari sono fortemente volatili e in questa fase la loro volatilità è accentuata proprio da tutti i problemi che abbiamo detto fin qui. Quindi la politica monetaria deve essere molto accorta e non possiamo far altro che invocare una maggiore accortezza nella gestione della politica monetaria e rendersi crescentemente conto che dobbiamo evitare che il rallentamento della crescita si trasformi in vera e propria recessione. Questo è il problema maggiore che dobbiamo evitare oggi, e quindi tutti gli aspetti collaterali, compreso l'assetto dei mercati azionari e l'assetto dei mercati creditizi in generale, sia consono, certo, e coerente all'obiettivo che ci poniamo. Bene, grazie a Laura Pennacchi. Grazie a voi.